con Jessica Raffaelli, l'ultima gara della stagione, una sconfitta pesante contro una corazzata assoluta, 8 su 8 hanno fatto a Matera. C'è stato un momento, soprattutto nel primo tempo, che comunque quando scappavano contro il Matera, che cosa ci è mancato? Sicuramente partivamo un attimino svantaggiate viste alcuni infortuni che ancora ci portiamo dietro durante la stagione, mancava una delle titolari e sicuramente da inizio anno cerchiamo di apparare quelle piccole cose, quel camion di cose che manca per arrivare a, insomma, a poter giocarsela bene con una squadra che è prima in campionato, anche se è quarta. E comunque un quarto posto che ci dà diritto a giocare in playoff, insomma, questo è un evento storico per Roma delle Marche a livello femminile. Siamo molto entusiasti di questo, per l'appunto rincontreremo il Matera, infatti questa partita è molto importante anche per farci fare due conti e capire come affrontarla al meglio. E abbiamo parlato di infortuni, lo affronteremo al confronto, sai quali luoghi? Entro i primi di giugno dovremo aver recuperato gli infortuni e dovremo essere a pieno calcio. Io ti faccio complimenti personali e a tutta la squadra, ci sentiamo alla prossima. Grazie mille.